Del primo comico della serata, un simpaticone. Molti dei suoi sketch narrano in chiave comica l'ambiguità della vita quotidiana di tutti noi, specialmente dei livornesi. Quindi vorrei accogliere qui al centro del palco con un caloroso applauso da parte vostra, Mr. Stefano Santomauro! Vieni qua, Moni. Vai, c'è un problema. Ma quello di sicuro. No, questo è grosso, è enorme. Cosa ha fatto? Mi scappa la carta. E bisogna tutti. Non ce la fai a te? No, ce la fatto. Stai su 10 minuti. Quanto? 10 minuti. 10 minuti ce la fa. Esplodo qui davanti e succede così. Dai. Sono 5 minuti, dai. Non sta a te. Oh, bisogna farla una volta in giro. Stamani l'ho fatta, per favore. Dai. Via, ascoltami. No. Guarda, vedi fra te! Stefano Santomauro! No, già! Fuori! Bravi ancora! Bravi! Sarà un sacrificio, per me stare qui comunque. Allora, un grande applauso per questa serata veramente bella, una città che si riunisce intorno ai suoi talenti. E cosa c'ha di bello questa città? Ma veramente tanto, che è unica in tutti i suoi generi. L'allenatore del Livorno, Colomba, è durato meno di Papa Luciani, eh? Siamo diventati una piccola Roma, anche noi. E a noi non ci insegna nulla nessuno, niente, siamo unici. Siamo una città intelligente, svelta, astuta, leale. Proprio pochi giorni fa ho assistito ad un incidente, per farvi capire quanto siamo belli, fra una ragazza in motorino e un signore con un furgone. Questa ragazza era in motorino, allo stop, ha accelerato, poi ha frenato il furgone, pam, ha tamponato, la scheda è caduta, no? Sono scesi, come succede a Livorno, ci siamo capiti subito. E viene a piano! Gli ha fatto lei, lui è sceso dal furgone, oh, stai calmo, e lei, ma me lo dice a me, si stava per picchiare, lei a un certo punto gli fa, no, ma te sei Gianni? Oh, ma se andavano i medici insieme, lui è incazzato nero e fa, no, Luisa, non ci credo che si sono abbracciati. A un certo punto uno in macchina dietro ha buttato giù il finestrino e fa, senti, la vuoi anche trombare o si può andare via? Ma che è? Storia vera. Guarda, prima di venire qui sono passato al supermercato, no? Come facciamo tutti, no? Avete visto che si fa al supermercato, si arriva alla cassa e si sceglie quella che ha meno fila di tutti, no? Ci avete fatto caso, si fa subito una valutazione, eh? Allora lì c'è 14 carrelli, lì ce n'è 12, ma il terzo carrello c'ha la ruota così, si perde un centesimo di secondo al metro. Lì c'è una famiglia, tre figlioli, il carrello pieno. I bimbi in attesa intanto mangiano tutta la roba in carrello. I genitori rimangono a fare la spesa, lì è troppo lunga. Lì c'è una vecchietta, sta pagando gli spicciolini, quando ha finito siamo fuori dall'euro. E poi c'è quella signora, è sempre una signora, non so se l'avete visto, che come arriva al supermercato prende il carrello e lo mette in fila alla cassa. Vuoto. Con le quattro frecce accese, no? Lascia lì. Poi va a fare la spesa, ritorna, posa di tanto la roba. Noi siamo in fila, a un certo punto, insomma, uno allunga il piede, gli dà una pedata. Il carrello per forza di inerzia prende e va via. Ritorna la signora, non sta preoccupata. Oh, il mio carrello! E noi, ma signora, non so, era qui finora, ma non c'è più, ma dov'è il mio carrello? Non so, signora, ma quanti anni ha, scusi? 4-5 anni, cazzo, mi ha staccinato i carrelli, signora, che queste da qui, ti danno la via, vado via da soli, ma dov'è? Ma stai buona. E poi ci sono loro ora. Questo pensiero che abbiamo noi quando ci mettiamo in fila non coincide esattamente col pensiero delle cassiere. Una cassiera che è in attesa e vede una fila lunga, non so se ci avete fatto caso, adotta la tecnica della tanatosi, cioè fa finta di essere morta. Caso, no? Quindi se muove solo gli occhi, per vedere se la fila va dall'altra parte. Ogni tanto muove un pezzo, ma muove... E te sei lì, ma è lì là.
se eravamo in funzione, non so. Guardi, una piglio più, quella, lei. Cosa vuole più di insalata? No, insalata, la mente la ciccia, un mese di sufficio mi dà pure la cena, ma fai niente, ma cavolo, ma muoviti. Poi ci sono quelli invece che siccome in fila non vanno via, avete visto, come c'è la fila lunga che comincia a dire, malata, ma dov'è un'altra? Allora ti mandano in confusione, qui c'hanno il pippo del microfono. Apertura canzone. Cosa ha detto? Lo ripete. Apertura canzone. Che cazzo di cassa a te, signori, hanno tutti le retromarcia col cadello, capiscono? Come si accende la cassa, bocce, tirano il cadello così, ma il mio! Poi ne ho sentita una, incredibile, di solito quando c'è la fila, questa non l'avevo mai sentita, sì, apertura della cassa, in ordine di apparizione. Infatti arriva la Madonna, la fanno passare, c'è Gesù in fila in sette casse contemporaneamente, non va poi nulla. Come scorre la fila sparisce quella lì, sei ganso, sei Gesù, va bene. Allora, l'altro giorno è successo, era un filo allora dietro di me, cioè, Gesù c'ha un metro e mezzo di colpa, no? Che non avevo furia, che lui mi fa, guarda, mi tocca qui, un po' emozionato, mi giro, mi fa, guarda, fratello, mi fai passare? Avevo una mofretta, ho detto, c'è solo quella, si ci mette mezzo di colpa, vabbè, passa. Come è passata, ha fatto un miracolo, ho perso tre carrelli pieni. Per me è bello, per me la prossima volta, intanto io me lo ricordo, stai tranquillo che non ti può più passare. Poi ci sono quelli in cassa, non so se l'avete visti, che hanno il tappetino della gestione, non è che lo sanno proprio bene. Allora a me è successo che arrivo col carrello, poso la maionese, mentre sto per prendere la roba, 2,60 €. Ma guardi, c'ho da scaricare tutto, carta o banco, ma no, forse ci stava qui. C'ho il carrello qui, banco, ma te paghi il PIN, prendi la maionese, guardi il carrello lì. Allora ora fanno proprio delle adozioni a distanza. Te con il carrello con 5 euro al mese e lui ti manda le foto, delle zucchine piccine proprio grandi, pandoro quando scade, cioè c'è proprio un rapporto lì. Invece poi ci sono quell'altre, quindi questa cambia. Quelle che invece te come posi la roba e vai per mettere dentro, vedi quanti gli oggetti, te li devi tum, 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 tum. Sì, sono 35,40 €, no guardi, c'è tutta la roba, allora faccia lei, il chinotto è esploso, non so, il salmone è uscito dalla busta, è risalito l'assa, è andato nei surgelati, cioè, bella, io gli mando via. Quella aveva successo, che come accende la cassa, te vai col carrello, fa lei, sono in chiusura. Ho visto aperto, sì, ma io alle 7 vado in chiusura, sì, ma sono i due. Cioè, fa, no, ma te lo dico così per caso ritorni, te lo ricordi. Cioè, allora io vado lì, mancava poco a chiudere, mentre sono in fila, e arriva Gesù dietro di me. Un etto e mezzo di oppa, mangia solo la oppa, non so, mi tocca, mi fa, guarda c'ho un etto e mezzo di oppa, mi fa passare. Per me qui ci può morire, tanto fra 3 giorni di soggi, per me non c'è problema. Rimani lì, non c'è problemi, rimani lì, lui mi tocca, fratello c'è solo un etto e mezzo di oppa. No, allora mi giro, non ci siamo capiti, nemmeno se preghi in arabo, allora inizia, no, me frega, nemmeno se fai miracoli, per me non c'è problema, rimani lì, tu mi ha guardato l'occhio, io ho guardato, si fai questo. Siamo così, capito, di spalla e carriera, no, non ti può passare, tu fai passare, no, non ti può passare, allora siamo stati tantissimo, poi a un certo punto mi ha fatto un sorriso e è andato via. Avevo vinto io, hai capito? Avevo vinto, mi giro, ora va chiuso l'assa. Allora, questa splendida serata vi lascio con quello che secondo me è l'anima vera di un livornese, fatto vero, accaduto. Il mio amico è andato in Egitto, un mesetto fa, è andato in Egitto vicino al Nilo, a un certo punto ha visto un egiziano, c'era un cane, che tirava il legno e questo cane camminava sull'acqua, prendeva il legno e lo riportava, scherzi di bolognese con S onda, nessuno si è avvicinato, questo qui ha tirato il legno e questo cane è tornato e gli ha riportato. Scherzi di bolognese gli fa, senti un po', ma quanto vuoi per il cane? Questo qui, no, cane no, vendita, ti do 6.000 euro, cane vendita, tieni. Questo cane è andato al gabbiano la settimana scorsa.
la fiamma di centro, sì, va bene. Gabbiano, tutto guapo, il cagnolino, ho lasciato in terra, ha tirato il legnetto e questo cagnolino sull'acqua, è tornato indietro. Non te l'ha cagato nessuno. Ha ritirato il legno un po' più forte, questo cagnolino è tornato indietro, si è alzato un vecchietto e gli fa, giovane, quanti anni ha il cane? 5, un tipo era più annotato. Grazie a tutti! Santo Moro, come andare ora? Non prendo il cammino di ora. Santo Moro.